Abbiamo raccontato la conversione di San Paolo Apostolo, che arriva a scrivere delle lettere meravigliose che ora mediteremo. Ma prima di diventare San Paolo, vive dei momenti difficili, come il nascondimento a Damasco, degli anni in cui viene forgiato e preparato a diventare poi un apostolo dell'amore. E commentando la prima lettera ai Corinzi, nel termine del capitolo 12, San Paolo fa un paragone. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così è anche Cristo. E questo esempio ecclesiologico, in realtà, è un esempio anche sociale. Lo sviluppa dicendo: può forse la mano lamentarsi con l'orecchio o con l'occhio, come a dire che un membro è più importante dell'altro? A volte noi lo facciamo tra di noi, sminuendo il lavoro degli altri o la loro dignità. Invece ogni persona è essenziale e importante, dice San Paolo, all'interno della Chiesa, e questo vale anche all'interno della grande famiglia umana. Questo discorso è una prima parte che introduce il capitolo 13, l'inno alla carità, dove Paolo arriva a scrivere: se anche parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, l'amore, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi dono della profezia e conoscessi tutti i misteri della scienza e possedessi la pienezza della fede, addirittura da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, l'amore, nulla, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie ricchezze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi l'amore, a nulla mi giova. Potremmo fare qualsiasi azione più grande anche da un punto di vista caritativo, ma non è detto che l'intenzione che ci muove sia veramente l'amore. E allora a nulla varrebbe. Potremmo essere i più dotti, i più intelligenti, i più sapienti, avere anche doni mistici, ma se non viviamo l'amore concreto, non siamo niente. San Paolo ci ricorda questo e anche le caratteristiche dell'amore vero, perché l'amore è paziente, l'amore è benigno, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Ma l'amore soprattutto tutto copre, tutto spera e tutto sopporta. E San Paolo conclude dicendo: tre sono le cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è l'amore, la carità. E allora, se viviamo queste caratteristiche che San Paolo ci trasmette dell'amore, guardando a Gesù, veramente la nostra vita diventa piena. Ricordiamoci che anche San Paolo, prima di arrivare a scrivere queste parole meravigliose, è passato attraverso tante tribolazioni che l'hanno forgiato. E anche per noi, allora, diventa importante vivere le prove quotidiane, puntando a migliorarci per raggiungere questo vertice d'amore.